Buon pomeriggio e ben ritrovati nella nostra diretta del giovedì. Oggi dedichiamo la puntata alle novità che riguardano il programma Erasmus. Il programma Erasmus, infatti, nei prossimi 7 anni proseguirà, anche perché si è dimostrato un programma di successo, nonostante l'ultimo anno sia stato reso molto difficile dagli effetti dell'emergenza sanitaria. Il programma però ha ricevuto il sostegno da parte dell'Unione Europea e proseguirà anche perché, come ha dichiarato in occasione appunto dell'accordo che è stato raggiunto a dicembre dello scorso anno, come ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Europea, Schinas, Erasmus è il programma più emblematico dell'Europa, è il gioiello della nostra corona. Le generazioni Erasmus rappresentano l'essenza del nostro stile di vita europeo, unità nella diversità, solidarietà, mobilità, sostegno all'Europa come spazio di pace, libertà e opportunità. E su questa dichiarazione, su queste parole, do il benvenuto alla nostra ospite, a Sara Pagliai, che è collegata con noi. Benvenuta. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie. Buon pomeriggio, grazie di essere qui. Come ho appena detto, è stato raggiunto un accordo alla fine del 2020 da parte dell'Unione Europea che va nella direzione giusta, nel senso che Erasmus verrà sostenuto anche nei prossimi 7 anni. Prima però di raccontare come e quali sono le novità che riguarderanno il mondo della scuola, il mondo dell'università, l'educazione degli adulti, la formazione. Ricordiamo che INDIRE è responsabile per i primi ambiti, quindi scuola, università ed educazione degli adulti. Diamo anche però uno sguardo a che cosa è successo fino ad ora, quali sono i risultati di Erasmus in Italia. Abbiamo raccolto i numeri degli ultimi 7 anni in agenzia e abbiamo visto. Avevamo dei segnali importanti, ma abbiamo constatato che Erasmus in Italia è un grande successo che riguarda moltissime persone, che coinvolge direttamente in attività di mobilità e in progetti veramente, veramente tante persone. Il mondo della scuola è uno degli ambiti che abbiamo analizzato e all'interno delle attività possibili c'è anche la mobilità per gli individui, che nel caso della scuola si traduce in mobilità del personale e mobilità anche dei dirigenti scolastici che possono svolgere attività di formazione per un periodo di tempo. E vediamo come negli ultimi 7 anni queste attività abbiano suscitato tantissimo interesse. Chiederei la slide, così possiamo vedere insieme quante persone sono partite. Veramente tanti. Che ne pensi, Sara? Sì, allora qui abbiamo riportato alcune infografiche perché appunto come tu dicevi Elena, Erasmus una storia di successo europea, una storia di successo anche in Italia, una storia di successo che parte nel 1987 con il settore dell'università, quindi qualche migliaia di studenti che davvero pionieri in una Europa completamente diversa da quella attuale, ma pionieri appunto partono per andare a studiare in altre università, in altri paesi. Ma Erasmus negli anni si è evoluto, ha incluso anche altri programmi, sempre in ambito education, ma anche di formazione professionale, per lo sport, per la gioventù. E qui noi abbiamo riportato alcuni dati che riguardano il nostro paese, in questo caso riguardano la scuola e la mobilità dei docenti, come possiamo vedere dei docenti e dello staff della scuola in generale, appunto anche dirigenti scolastici, anche personale amministrativo, numeri sempre crescenti per un totale soltanto in questi 7 anni abbiamo dato opportunità a quasi 23.000 studenti.
persone che lavorano nella scuola di formarsi in un altro paese dell'Unione. Questo attraverso la partecipazione a dei corsi strutturati, quindi sulle metodologie didattiche, sulle lingue straniere, ma anche opportunità di job shadowing, quindi la possibilità davvero di affiancare altri docenti in altre scuole e poter vedere come si insegna in un altro paese e quindi scambiare pratiche. Come si vede, appunto, l'Italia è al quarto posto in Europa per numero di partecipanti. Un interesse veramente, veramente forte e crescente, si vede proprio la curva che sale, speriamo che continui. L'ambito della scuola ha permesso negli anni anche di sviluppare moltissime attività di cooperazione fra istituti scolastici. Una delle attività che ha coinvolto il maggior numero di alunni sono proprio gli scambi fra scuole, gli scambi fra istituti scolastici. E ora possiamo vedere in quest'altra infografica che le scuole Erasmus in Italia che hanno raccolto l'invito a partecipare a questo tipo di progetti sono tante, sono veramente un numero importante. Sì, siamo il primo paese per partecipazione in questo caso e quindi un primato, dobbiamo dircelo, della scuola italiana per progettazione con altre scuole. E nel progettare, ovviamente, dentro la progettazione, che pure prevede anche già di per sé un lavoro fatto anche a distanza, in collaborazione con altre scuole di altri paesi, dentro questa progettazione la mobilità, in questo caso la mobilità anche dei ragazzi di classi, di gruppi classe, e questo diciamo sarà il punto di partenza anche per il nuovo programma. Come vedremo, il nuovo programma punta molto, investe sulla mobilità, soprattutto sulla mobilità dei giovani, sulla mobilità dei ragazzi, sulla mobilità degli studenti delle scuole. Sì, una mobilità che fin quando è stato possibile si è svolta in presenza e nell'ultimo anno ha avuto un sostegno importante anche dalla piattaforma elettronica eTwinning, ricordiamo che coinvolge le scuole. eTwinning è parte integrante del programma Erasmus e in qualità appunto di piattaforma elettronica e ha permesso agli insegnanti di collaborare anche in ambienti online. Veniamo adesso alla mobilità più conosciuta in Erasmus, la mobilità degli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore, il mondo dell'università. Anche qui l'Italia non è andata affatto male. Dall'87 a oggi, come ricordavi giustamente, il mondo è molto cambiato dal primo anno in cui Erasmus è partito e ha coinvolto i primi studenti. E ora possiamo vedere, insomma, che il numero, il volume di partecipanti è veramente importante. Sì, sono 580.000 studenti italiani che sono partiti, quindi un contributo molto forte a questa storia di successo. Gli istituti che appunto partecipano, che sono accreditati con carte Erasmus in Italia, sono 274. Come si vede da questa infografica, chiaramente il paese preferito di grande destinazione è la Spagna, seguono la Francia, la Germania, il Regno Unito e il Portogallo. Quindi davvero una grande varietà, la Spagna è il paese ovviamente che è quello favorito. Sì, per motivi linguistici, di affinità culturale sicuramente. È interessante anche il numero degli istituti italiani coinvolti, perché l'istruzione superiore non comprende soltanto le università, ma anche il mondo degli istituti di alta formazione musicale e artistica e anche gli ITS. All'interno di questi 274 abbiamo però 5
atenei che si sono distinti come vitalità e dinamismo per l'invio di studenti universitari in Europa. Infatti vediamo in questa slide che le prime 5 università italiane che come numero di studenti in partenza, ovvero come numero di studenti che scelgono di trascorrere un periodo di studio che va dai 3 mesi all'anno accademico in un'università in Europa. Sì, qui questa diciamo una breve classifica degli istituti che inviano più studenti Erasmus in tutta Europa. L'altro dato che è evidente in questa infografica è appunto che l'Italia si trova al terzo posto in Europa per mobilità per studio, quindi in partenza, ma mi piace sottolineare anche questo buon successo per la mobilità in arrivo. Troppo poco a volte si dà in peso alla mobilità invece incoming, che è assolutamente importante perché crea una internazionalizzazione comunque a casa e in qualche modo gli studenti che arrivano nelle nostre scuole, nelle nostre università, nei nostri territori portano un valore aggiunto da un punto di vista proprio culturale e linguistico. E d'altra parte questo dato sta a indicare quanto comunque il nostro paese sia attrattivo e attraente. Sì, è anche un interesse che le stesse università e una sensibilità che le stesse università italiane hanno sviluppato in questi anni anche nell'offerta di corsi anche in lingua che hanno permesso di motivare ancora di più gli studenti europei a venire nel nostro paese. Concludiamo questa breve carrellata con l'ambito dell'educazione degli adulti, che seppur più ridotto ha dato in termini di numeri, diciamo in senso assoluto, però è interessante vedere come la mobilità che riguarda lo staff, quindi i professionisti che si occupano in Italia di educazione degli adulti, la mobilità per formarsi, per conoscere, per scambiare informazioni con colleghi europei, vediamo che è cresciuta veramente tanto, in maniera veramente importante, quasi esponenziale. Sì, anche qui un dato rilevante, e è cresciuto davvero dal 2014 ad oggi, diciamo che abbiamo addirittura quadruplicato i numeri in partenza. L'educazione degli adulti, pur essendo un settore tra quelli che noi gestiamo più piccolo, però è sempre più in espansione, tant'è, e qui anticipo una delle novità che riguarderanno il nuovo programma, sarà proprio la mobilità anche nel settore degli adulti e soprattutto la mobilità dei discenti adulti, quindi una opportunità che va a rafforzare la dimensione di apprendimento permanente che anche il nuovo programma avrà. È un'opportunità che sicuramente i discenti adulti aspettavano da un po'. Di mobilità parleremo subito nei prossimi minuti, perché appunto adesso ci immergiamo un po' in quali sono le novità, gli elementi forti del nuovo programma. Come abbiamo detto, il nuovo programma è partito il 1 gennaio, proseguirà per i prossimi 7 anni e proprio di mobilità ha parlato anche la commissaria Gabriel in occasione del raggiungimento dell'accordo politico su Erasmus. La commissaria auspica che nei prossimi 7 anni si arrivi a coinvolgere ancora altri 10 milioni di europei, 10 milioni di persone che potranno con il nuovo programma approfittare delle opportunità di mobilità e di cooperazione. Quindi c'è una fiducia dell'Europa in un momento molto difficile. Erasmus viene quindi visto come una risorsa quasi per la crescita e anche per uscire dalla crisi Covid. Giusto? Sì, Erasmus, devo dire che questo anno è stato un anno piuttosto complesso, ma che ha dimostrato quanta resilienza il programma avesse e quanta capacità anche
di trasformarsi, di valorizzare tante delle attività di cooperazione che già avvenivano in maniera virtuale, introducendo anche un concetto che sarà portante nel nuovo programma, quale quello della blended mobility, quindi la possibilità di fare mobilità e ma anche di farla in maniera mista, quindi con una componente virtuale e una fisica, oltre ovviamente alla mobilità tradizionale che chiaramente resta come cuore del programma stesso. Il programma Erasmus ha dimostrato, lo dicevamo, l'abbiamo visto dai numeri, che è davvero una storia di successo, perché ha saputo rafforzare la dimensione europea e creare davvero un senso di appartenenza e di cittadinanza europea per tutti coloro che ci hanno partecipato. Però ancora di più questo programma, che ha dato tante opportunità, tutto sommato però è sempre e continua a essere un programma che non riesce a raggiungere tutti per mancanza di finanziamenti e di investimenti. Ecco, il nuovo programma vedrà da parte dell'Unione, e questo è nel cuore dell'accordo, un investimento finanziario molto importante, per cui passiamo da 14,7 miliardi di questa vecchia programmazione che si è appena conclusa ad oltre 26 miliardi di euro. Non era una cosa scontata, proprio perché questa annualità ha in qualche modo stravolto il nostro modo di vivere e anche il nostro modo di stare dentro l'Europa, nella cooperazione, però è stato un forte segnale che l'Unione ha voluto dare nell'investire, nel continuare a investire in istruzione, informazione e cultura, investire nei giovani, tanto è che poi il piano di ricostruzione e resilienza, io lo dico sempre, si chiama Next Generation EU, e quindi il programma Erasmus altro non è che davvero da sempre un programma che guarda le nuove generazioni e che guarda il futuro. In questo caso il programma Erasmus Plus recepisce anche alcuni degli obiettivi contenuti anche in Next Generation EU. Ci sono tre obiettivi che sono già stati chiaramente esplicitati, espressi dalla Commissione europea, che riguardano delle tematiche chiave su cui si vuole investire, si vuole porre l'accento, giusto? Sì, mai come questa volta, diciamo, i temi, le strategie, gli obiettivi politici sono parte anche del programma, quindi il programma davvero si pone come uno strumento a supporto delle politiche europee. I macro filoni sono quello dell'inclusione sociale, perché come dicevamo il programma ha dato opportunità, però non le ha date a tutti e forse non le ha date soprattutto ai soggetti con particolare disagio e svantaggio. Quindi l'idea del nuovo programma è di riuscire a coinvolgere prima di tutto un numero più ampio di persone e soprattutto dare delle opportunità a chi ha difficoltà. L'inclusione sociale sarà parte molto importante di tutte le priorità della progettazione, ma anche della mobilità, e quindi vedremo come ci saranno anche degli strumenti finanziari di accompagnamento per permettere a persone svantaggiate, per svantaggio di varia natura, di partecipare. L'altro tema è quello della transizione digitale, dell'innovazione digitale. Chiaramente la pandemia ha accelerato questo processo, dobbiamo continuare a investire in innovazione digitale, ma lo dobbiamo fare appunto coniugandolo con l'inclusione, quindi inclusione sociale e innovazione digitale vanno di pari passo, proprio perché la digitalizzazione non sia un elemento
che divide, che mette da una parte quelli che hanno accesso agli strumenti, alle risorse, alla rete e chi invece non ce l'ha. Quindi un'innovazione che deve essere appunto un'innovazione inclusiva. E l'altro grande tema è quello della sostenibilità ambientale e quindi Erasmus Green. Molte saranno le iniziative nel nuovo programma che riguardano questo tema, torno a dire ancora una volta un tema prioritario nella progettazione, ma anche qui per Erasmus cercherà di sostenere anche una mobilità che sia fatta in maniera sostenibile e quindi dando un incremento delle borse, ad esempio, a chi utilizza mezzi laddove possibili sostitutivi rispetto all'aereo, quindi chi prende un treno invece di un aereo o una nave invece di un aereo, ovviamente laddove questo sarà possibile, l'agenzia dovrà ovviamente provvedere con un incremento della borsa da assegnare. Questo per dare un segnale forte anche sulla sostenibilità di questo programma. Sì, un segnale concreto e anche dare più opzioni ai giovani di raggiungere poi le mete delle loro mobilità anche con inquinando un po' meno. Venendo un pochino più alla struttura del programma, andando un pochino più nel tecnico, non è stata stravolta rispetto a Erasmus degli scorsi anni, quindi rimarrà una struttura in tre azioni chiave, giusto? No, si è parlato infatti di evoluzione, ma non di rivoluzione e stravolgimento. La struttura del programma rimane pressoché invariata con tre azioni chiave. L'azione chiave 1 che riguarderà la mobilità per apprendimento, l'azione chiave 2 tutti i progetti di cooperazione, l'azione chiave 3 invece la progettazione con supporto alle politiche. Quindi quali sono, diciamo, le novità del nuovo programma? Visto le abbiamo già accennate. Visto che la struttura rimane invariata. Innanzitutto diciamo che abbiamo parlato di inclusione e quindi la possibilità sempre più di far accedere al programma soggetti nuovi, anche soggetti con minore esperienza. Questo sarà possibile perché le agenzie nazionali potranno finanziare dei piccoli progetti cosiddetti di piccola scala, ovviamente con un importo finanziario più basso, ma più facili, quindi senza grande burocrazia e senza grande struttura, per cui come una chiave di accesso, una chiave per entrare dentro poi la progettazione europea, magari anche quella più complessa. Questo è una parte importante. Le altre iniziative che abbiamo detto a favore dell'inclusione sono ovviamente tutti gli incrementi sulla mobilità a favore dei soggetti svantaggiati. E dall'altra parte avremo invece la promozione dell'eccellenza, mi riferisco in particolare alle università europee, alla possibilità appunto per le università di creare queste alleanze tra università di vari paesi e quindi avere studenti che facciano un percorso di studi che attraverso le università di questa alleanza per arrivare a dei doppi titoli. Questo, diciamo, è un altro aspetto assolutamente importante e innovativo. L'altra grande novità riguarda soprattutto il mondo della scuola e dell'educazione degli adulti, perché è stato introdotto l'accreditamento e quindi diciamo, per poi accedere ai finanziamenti per la mobilità, le scuole e tutte le organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti possono accreditarsi, quindi devono
riuscire a fare un piano di prospettiva, di sviluppo che anche diciamo che si sviluppa in senso longitudinale nel tempo e quindi che preveda davvero una crescita attraverso gli anni e attraverso la mobilità. Ottenuto l'accreditamento, poi le scuole e le organizzazioni degli adulti possono chiedere la mobilità in maniera molto più semplice. Ricordiamo che dall'ultima la prima scadenza dell'accreditamento già moltissimi istituti italiani hanno presentato domanda a ottobre, quindi sì. Nonostante le difficoltà di un anno che tutti conosciamo, questa nuova opportunità è stata recepita e già diverse candidature sono arrivate. Esatto, e diciamo nelle opportunità di mobilità le abbiamo un po' accennate, ma dentro poi questa azione chiave 1 per quelle scuole o quei consorzi di scuole, perché questo è anche un altro modo per accreditarsi, una opportunità è quella della mobilità dei ragazzi, della mobilità degli alunni, sia appunto come scambio di classi, gruppo classe, ma anche la mobilità individuale dei ragazzi. Questa è una rivoluzione. Tengo molto a dirlo e a ribadirlo perché è assolutamente una novità. Nel passato era possibile all'interno fare mobilità anche individuale dei ragazzi, ma era molto, tutto molto più complesso perché ciò doveva avvenire assolutamente dentro un partenariato approvato. Qui invece diciamo diventa a tutti gli effetti un'attività di mobilità e quella scuola che si è accreditata chiaramente può poi partecipare e quindi richiedere anche finanziamenti per la mobilità dei ragazzi. Anzi, noi di questo terremo assolutamente conto, cercheremo di valorizzare proprio quelle scuole che hanno scelto di investire sui propri alunni anche attraverso un percorso di mobilità. Sicuramente è un'opportunità molto interessante. L'altro diciamo invece per gli adulti riguarderà la mobilità dei discenti, quindi parallelamente come per gli alunni delle scuole, per i discenti adulti le organizzazioni che si sono accreditate potranno anche chiedere mobilità per i discenti adulti. Ci stiamo avviando un po' verso la parte finale di questa bella diretta. Volevo con te parlare di quella che la Commissione ha chiamato le iniziative faro, se possiamo dire brevemente di che cosa si tratta e quali sono i soggetti che poi verranno direttamente coinvolti. Sì, allora praticamente in realtà saranno parte delle azioni del programma e in particolare saranno molte di queste delle azioni centralizzate. Mi soffermo su una che riguarda il mondo della scuola e appunto è Erasmus Teacher Academy. Questi saranno dei progetti appunto volti alla formazione in servizio ed iniziale degli insegnanti, quindi un investimento nella qualità della formazione personale docente anche attraverso questi progetti che saranno gestiti a livello centralizzato. E ci racconteranno sicuramente come fare nei prossimi mesi. Certo. Andando un pochino sulla tempistica, noi riceviamo continue sollecitazioni e domande rispetto ai prossimi passi. Abbiamo l'accordo approvato, c'è l'accordo sul bilancio di cui hai parlato prima. Possiamo ipotizzare una tempistica di massima rispetto alla pubblicazione dell'invito a presentare candidature e poi diciamo tutti i documenti che sono legati, quindi la guida, i moduli.
So che ancora non possiamo dare una data precisa, giusto? Sì, allora una calendarizzazione precisa, ahimè, non l'abbiamo ancora perché l'accordo sul budget è stato trovato soltanto alla fine del mese di dicembre, quindi chiaramente tutta la parte formale e legale ha i suoi tempi anche in Commissione europea. Possiamo già dire che il bando per il 2021 uscirà tra la metà e la fine del mese di marzo e quindi insieme al bando usciranno chiaramente la guida e tutte le informazioni per poter partecipare. Quando saranno le scadenze? Questo ancora esattamente non lo sappiamo, però considerando il bando, chiaramente la prima scadenza non sarà prima della fine del mese di aprile, inizi di maggio. Ecco. Bene, ricordiamo che tutte le informazioni poi noi le pubblicheremo, le renderemo disponibili sul sito erasmusplus.it, sito italiano del programma, un sito che tra l'altro è in fase di restyling e che quindi avrà una nuova veste insieme ai nuovi documenti. Stanno arrivando già diverse domande. La prima che è passata chiedeva cosa deve fare una scuola per accreditarsi. Ecco, diciamo nel bando che sarà pubblicato, torno a dire, intorno alla fine del mese di marzo, questo è quello che speriamo, ci saranno tutte le date per la presentazione, non solo per la richiesta dei finanziamenti di chi si è già accreditato, ma nel bando sarà indicata esattamente quando ci si potrà accreditare nuovamente, quindi quale sarà la scadenza nuova per l'accreditamento. Quindi che cosa deve fare una scuola? Una scuola deve nel rispondere al bando e quindi nel rispondere alla call, deve avere una idea di programmazione delle proprie attività in senso temporale, perché ovviamente l'accreditamento ottenuto una volta è per sempre, dura per tutta l'intera durata del programma, questo è importante dirlo. Dopodiché, diciamo, quando il bando scade tutti gli anni si richiede il finanziamento e basta, non c'è bisogno di ripresentare il progetto. Quindi una scuola deve avere una programmazione ampia e sviluppata negli anni e una programmazione in cui si sappia tradurre quello che tutto sommato si fa già dentro la scuola a livello di formazione, di crescita, di miglioramento dell'insegnamento, degli apprendimenti dei propri ragazzi, di fare tutto questo in una dimensione internazionale, quindi guardando ad Erasmus come ad una opportunità di sviluppo e di crescita davvero fatta in un altro paese. Ogni anno ci sarà una call per chiedere l'accreditamento? Certo, ogni anno ci sarà una call. Cioè ogni anno c'è una call e quindi nella call ci sono sia le scadenze per presentare i finanziamenti per chi l'accreditamento ce l'ha già per presentare i progetti K2, ma anche poi nel bando viene stabilito la scadenza per presentare l'accreditamento, quindi ogni anno questo è possibile. Eccola la domanda che mi aspettavo, destinazione UK, come cambia con la Brexit? Allora, come sapete, il governo britannico ha deciso di non aderire più al programma Erasmus, fermo restando che tutte le attività in essere già finanziate anche nella programmazione 2020 per un accordo con la Commissione possono ovviamente continuare e concludersi, però nel nuovo programma 2021-2027 il Regno Unito al momento per volontà appunto del governo britannico non partecipa al programma Erasmus. Questo è un vero peccato,
Come sapete, il programma Erasmus non prevede la partecipazione dei soli paesi dell'Unione Europea, ma è aperto anche ai paesi dello spazio economico comune, quali Islanda, Liechtenstein, Norvegia, partecipa e in maniera anche piuttosto massiccia, direi, la Turchia, la Repubblica di Macedonia e la Serbia, senza contare che per alcuni settori, quali il settore dell'istruzione superiore, sono possibili anche attività di mobilità verso il resto del mondo. Questo quindi però ci lascia da una parte le amare in bocca, dall'altra però quello che vi ho appena detto ci lascia anche intravedere una possibilità volendo di in qualche modo riconciliazione, laddove ovviamente ci sia la volontà politica, quella tecnica esiste, perché anche altri paesi partecipano, quindi vedremo. Appena verrà pubblicato il bando, cambierà qualcosa per le università che hanno già aperto i loro bandi per l'anno 21-22? No, non cambierà molto. Sappiamo che le università hanno già pubblicato, alcune di queste hanno pubblicato i bandi, e siamo fortemente consapevoli del ritardo che ci portiamo dietro, ma chiaramente dobbiamo attendere il bando formale della commissione, quindi anche tutta la finalizzazione della valutazione delle domande, o in questo caso della mobilità, dell'assegnazione dei contributi ai singoli istituti, e ovviamente seguirà l'evoluzione, la normale vita, come sempre avviene dopo la pubblicazione del bando stesso. Cercheremo di recuperare questo ritardo, però ovviamente questo ritardo non è attribuibile alle agenzie nazionali, è dovuto al fatto che l'accordo finanziario in Europa si è trovato solo alla fine del mese di dicembre, e da lì quindi è partita tutta la formalizzazione. E speriamo, insomma, che riparta anche velocemente la programmazione in termini di scadenze, così da poter partire in maniera concreta. Altra domanda: lo scorso anno non abbiamo avuto il finanziamento, possiamo ripresentare il progetto con le dovute modifiche e correzioni? Il progetto era una mobilità K1, formazione. Allora, abbiamo appena detto che abbiamo appena illustrato la nuova modalità di presentazione di finanziamento per scuole e per il mondo dell'educazione degli adulti attraverso l'accreditamento, e poi successivamente appunto rispondere al bando semplicemente con una richiesta di mobilità, quindi un modo più semplice. Però questo non sarà l'unico modo per chiedere un finanziamento. Si potrà fare sempre anche alla vecchia maniera, quindi attraverso proprio una progettazione come erano i vecchi K101. Chiaramente questo lo devo dire perché verrà poi pubblicato anche nelle indicazioni nazionali insieme al bando. Il grosso dei finanziamenti sulla mobilità andrà a finanziare i soggetti che sono accreditati. Sì, ci sono delle domande che chiedono sull'esito delle candidature già presentate. Tu hai già risposto a questo. Io penso che riguardi le candidature dell'accreditamento. Sì, infatti, quando usciranno i risultati di chi ha presentato? Ancora sì, stiamo pubblicando, ancora non sono usciti, ma perché abbiamo dato la priorità a tutti i risultati della call aggiuntiva sull'innovazione digitale e sulla creatività. Comunque stiamo pubblicandoli.
Dalla vivacità e dalla quantità di domande abbiamo un'altra riprova di come questo programma sia un programma di persone e per le persone. Un'altra dimostrazione arriva dal fatto che noi lo scorso anno a dicembre, in occasione del lancio del canale Instagram dell'agenzia Erasmus-Indire, abbiamo lanciato appunto un contest che invitava tutti i partecipanti al programma degli ultimi anni a selezionare una delle foto che riguardava l'esperienza che avevano vissuto, una foto del cuore, e a condividerla via Instagram. Noi abbiamo lanciato questo contest un po' per gioco, sono arrivate oltre 700 foto. Di queste bellissime immagini che riguardano l'ambiti dell'università, la scuola, l'apprendimento per gli adulti, la formazione professionale, ne abbiamo selezionate 24 e mi piace, insomma, ci piace concludere questa chiacchierata con Sara Pagliai anche vedendo un po' chi sono poi i veri protagonisti, perché dietro tutti i numeri che abbiamo presentato, dietro le politiche, dietro l'accordo finanziario, ci sono persone che hanno vissuto Erasmus e hanno sperimentato di prima mano cosa significa essere un cittadino europeo. Quindi io chiederei di mandare questo collage di immagini prima di salutarci. Bene, con questo mosaico di emozioni e colori, veramente le tante anime di questo programma, io ringrazio Sara Pagliai per essere stata ospite della diretta. E ricordo anche che il caffè con Erasmus prosegue e nei prossimi appuntamenti vorremmo parlare di alcuni dei progetti che hanno ricevuto il label europeo per le lingue, progetti italiani. Vorremmo parlare di scuola e di mobilità virtuale, dato che anche Sara ne ha accennato. Prevediamo anche di coinvolgere in diretta alcuni dei protagonisti che avete appena visto nelle fotografie, quindi dei vincitori di Scatta Erasmus, però se volete, se avete qualche argomento che vi interessa particolarmente legato al mondo Erasmus, vi chiediamo di lasciare proprio nei commenti di questa diretta Facebook degli spunti o delle richieste e cercheremo, insomma, di venirvi incontro quanto più possibile. Quindi appuntamento al prossimo caffè e grazie ancora per averci seguito. Grazie a tutti, buon Erasmus, buona Europa e speriamo di ricominciare a viaggiare prestissimo. Quanto prima. Grazie.